casa di Maurizio e Giulia è una villa a Forte dei Marmi, nel quartiere di Vittoria Puana. La prima cosa che percepisco appena entro in casa è una grande passione per l'arte. Questa ricopre tutti i muri, in tutte le sue fattezze, sculture, dipinti, acquerelli, insomma, tanti bellissimi oggetti. La casa è in stile provenzale, però con questo portico strizza anche un po' l'occhio al coloniale. All'interno pareti bianche intervallate da grandi finestre ad arco che regalano bellissimi scorci sul giardino. Al pian terreno troviamo salotti e salottini, pieni di quadri e di sculture. Ci sono addirittura statue, immagini sacre e anche una collezione di porcellane cinesi. E questo motivo, toile de Juif cinese, lo troviamo anche nelle tende del salone. Insomma, c'è un approccio veramente appassionato a questo collezionismo. Arrivano anche Barbara e Americo. Che la sfida abbia inizio. Forte dei Marmi a me mi ricorda quando ero piccolino, ci venivo al mare spesso, mi piaceva. Eccoli qua. Muoversi, eccoli. Buongiorno. Eccoli qua. Buongiorno. Vieni. Io sono Maurizio, benvenuti a Forte dei Marmi e benvenuti a casa nostra. Benvenuti. Io sono Barbara. Io Americo. Babbo, figlia. Una sfida. Babbo e figlia contro babbo e figlia. Allora, vedo che c'è un pacchettino. Allora, prima di cominciare, apriamo il pacchettino dei nostri ospiti. Lo conosciamo. Wow, è un prodotto tipico del territorio. Sarro, garfagnino, top. Comunque, raccontateci allora. Tanto noi siamo gli appassionati. Il nostro nick è gli appassionati. I fatalisti. Attenzione. Bisogna dire anche un'altra cosa: siamo anche appassionati di animali. E quindi ci tenevamo a dire che il menù è tutto senza carne, perché noi siamo vegetariani. Cioè, io principalmente sono vegetariana. Vegetariani. Americo e Barbara si guardano atterriti. Un piccolo problema in più, perché ora dobbiamo trovare comunque qualcosa di buono, qualcosa anche per loro. Ma non mangiate solo la carne o anche non mangiate il pesce? No, francamente io sono un vegetariano un po' aggiustato, lo mangerei il pesce. Sono sicura che quando la figlia non c'è, Maurizio una bella fetta di prosciutto se la fa anche una bistecca. Abbiamo studiato particolari aromi, li abbiamo composti in queste bruschette. Sono una al timo, accompagnata con del pecorino selezionato. No, pinoli. Timo e pinoli. C'è un percorso da fare, un ordine? O a sentimento. Io consiglierei prima il timo, che è quello più delicato. Va bene, allora all'assaggio. Ok. Aperitivo, partiamo con una bella bruschettina con burro, aromi, odori, erbe aromatiche, insomma tante cose buone, veramente ben fatte. Il pane è ben bruschettato, il burro c'è, si sente, una tartina al burro, bravi, un ottimo inizio, mi è proprio piaciuto davvero. Ma ha un titolo tutto questo? Prego. Il nostro menù si chiama I gusti delle terre macchiaioli. E chi ha cucinato in generale oggi? Ovviamente il babbo. La verità. Rigorosamente. Farei un brindisino a questo punto, brindisino prima di andare in tavola. Alla Toscana. È la Versilia, perché siamo in Versilia oggi. Quella di Maurizio e Giulia è davvero la tavola delle grandi occasioni. Hanno scelto una tovaglia color crema ricamata con il ricamo a giorno, che è stata messa sopra un'altra tovaglia dello stesso colore sopra il mollettone. Il singolo posto tavola è composto con un sottopiatto in vetro, abbastanza moderno, e poi due piatti che appartengono a un servizio antico, magari trovati in un mercatino o più probabilmente di famiglia. Sono antiche e di famiglia anche le posate in argento, apparecchiate correttamente con la forchetta sulla sinistra e il coltello e il cucchiaio sulla destra. I bicchieri posizionati a destra del piatto sono un calice per il vino e un tumbler per l'acqua. Gli ultimi due dettagli, un bellissimo centrotavola con due teiere in argento riempite con fiori freschi e il tovagliolo abbinato alla tovaglia con un bel ricamo a vista, posizionato correttamente ma attenzione, piegato con il ricamo al contrario. Guardate, va piegato così con il ricamo in basso a sinistra. È sicuramente una tavola impegnativa, ma si accorda molto bene con l'ambiente nel quale ci troviamo, con i piatti inglesi alle pareti, lo chandelier, una sala da pranzo importante.